E allora ringraziamo ovviamente il ministro Giorgetti anche per questo augurio, questo sprint finale che ha dato. Conoscendo il mondo dell'impresa, appunto, si dimentica a volte appunto il cosiddetto rischio d'impresa, che vuol dire, io ho una frase che mi piace molto, che credo sia di Goethe, ma non ne sono certo, che dice: il talento è lavorare tutti i giorni, quello che fanno gli imprenditori italiani. Vi ringrazio, abbiamo avuto una mattinata molto intensa, come avete visto, con molti confronti sui temi, diciamo, cruciali di questa fase, e credo anche molto istruttiva per chi non soltanto fa impresa ma si occupa di questi temi, insomma, economici e politici d'Italia. Ringrazio il presidente Riccardo e lascio la parola per la chiusura al presidente Bonomi, che saluto e ringrazio. Chiudo il buongiorno. Buongiorno presidente. Caro Riccardo, care amiche, cari amici, per me essere qui davanti a voi è sempre motivo di grande emozione, che è un'emozione difficile da descrivere perché è così forte dentro di me, l'emozione di ritrovare i miei giovani di Asso Lombarda, rivivere i percorsi fatti insieme quando ero presidente di territoriale e ritrovare voi tutti qui oggi, i miei giovani qua a Napoli. Mi considero fortunato. Svolgere il presidente nazionale di Confindustria in questo periodo, è stato il periodo più difficile, più tragico del paese, potrebbe far pensare che sia complicato, insormontabile, ma non lo dico per piangeria. Avere i giovani, questo movimento giovani al mio fianco, mi dà una forza che mi permette di superare tutte le avversità che ogni giorno devo affrontare. Così come sono fortunato ad avere una squadra di presidenza eccezionale che in questi tre giorni di Napoli è stata con me praticamente compatta, unita, e consentitemi un ringraziamento su tutti, ovviamente a Vito Grassi e a Natale Mazzucca per quello che hanno realizzato in questi tre giorni. Giorni intensi in cui è stato evidente quanto sia difficile parlare la lingua della verità che avete portato voi giovani, Vittorio, Gero, Riccardo. Voi ponete una sfida, allarghiamo gli spazi, pensiamo al futuro. E devo dire che nella mia esperienza quotidiana è proprio questo l'obiettivo, avete centrato. Però è una sfida che, dobbiamo dirlo con molta franchezza, non si vince solo con l'ottimismo della verità. Se getti il cuore oltre l'ostacolo e nessuno poi ti segue, passi per essere un visionario, un utopico nel nostro paese. Non sposti quindi di un millimetro quelli che sono i troppi guai che arrivano dal passato, gli innumerevoli colli di bottiglia che strozzano da decenni la crescita di questo paese, delle imprese, dell'occupazione, del reddito. E il freno alla crescita italiana, dobbiamo anche qua dirlo con molta franchezza, con molta chiarezza, sono figlie di una lunghissima stagione in cui la politica, ma anche la rappresentanza degli interessi, hanno preferito scambiarsi microfavori, sostenersi a vicenda, invece che avere una visione sul futuro del paese. Quelle bandierine di partito che spesso depreco come uno strumento nefasto per questo paese. Un paese dove i giovanissimi, quelli che ancora sono nel mondo della scuola, hanno perso 2 anni del loro percorso formativo, così fondamentale per il loro futuro. Lo diciamo sempre quanto è fondamentale la formazione. E l'hanno perso perché la scuola italiana non era pronta. Non era pronta per la pandemia, non era pronta alle sfide tecnologiche, all'innovazione, perché per decenni abbiamo fatto riforme nella scuola, per chi ci lavorava, non per chi le frequentava. Un paese dove i giovani hanno dato una grande dimostrazione di educazione civica, di responsabilità nazionale, prima rinunciando alla loro socialità durante il periodo del lockdown e poi dando una dimostrazione di educazione civica, di responsabilità nazionale, aderendo convintamente a una campagna vaccinale,
così importanti per il paese. Una campagna vaccinale dove ho visto invece la mia generazione, fortunatamente una parte minoritaria della mia generazione, che a marzo dell'anno scorso, se avesse avuto il vaccino, vaccinava cani e gatti. Oggi rinnegare la scienza, quella scienza che ci ha salvato dalla polio, dal colera nel 73, proprio pensando qua a Napoli. E giovani imprenditori che oggi vedo qui davanti a me ed essere ancora oggi accusati di essere i figli di papà. Ecco, io se ci fosse la possibilità di inquadrare la platea, io vedo di fronte a me donne, uomini che si sono impegnati duramente nel loro percorso formativo e che una volta che hanno finito il loro percorso formativo, alcuni entrano nelle aziende fondati dai nonni, dai papà, e lottano ogni giorno per affermare le loro idee in una difficoltà di scontro generazionale, e altri invece che con molta difficoltà hanno creato la loro azienda, gli imprenditori di prima generazione, le loro start-up, con grandi difficoltà, lottando contro la burocrazia, la scarsità di mezzi. Ecco, tutti voi siete meravigliosi. Voi state creando ogni giorno il vostro futuro, cercando di realizzare i vostri sogni. Ecco, voi siete veramente bellissimi visti da qua. Un paese che purtroppo stenta ad apprezzarvi e che pensa a voi solo quando c'è i passaggi elettorali. E penso solamente a questa legge di bilancio. Per mesi, durante le campagne elettorali, abbiamo sentito parlare di giovani, giovani, giovani. Ecco, ma cosa c'è in questa legge di bilancio per i giovani? C'è il congedo parentale, 10 giorni. Un intervento sulla prima casa, 416 milioni nel 2022, una legge di bilancio che stanzia tra i 22 e i 23 miliardi. Ma dove li stanzia? Reddito di cittadinanza, giusto, contrasto alla povertà, l'abbiamo sempre detto, quella parte di reddito di cittadinanza che serve a contrastare la povertà, noi siamo d'accordo. Però da imprenditori vediamo i numeri e i numeri ci dicono che non sta funzionando, perché non intercetta gli incapienti del Nord Italia e sta diventando un disincentivo andare a lavorare nel Mezzogiorno d'Italia. E per la parte delle politiche attive del lavoro, nel triennio 2019-2021 sono stati stanziati 516 milioni, famoso Navigator. In 3 anni ne hanno assunti 423, ci sono costati ognuno 400.000 euro all'anno, più di 400.000 euro all'anno. Non credo che sia una manovra per i giovani. E cosa vogliamo fare? Stanziare un ulteriore miliardo aggiuntivo prima di aver riformato la manovra. Bandierina. Quota 100. Per pensionare un lavoro che qualcuno ce l'ha già quel lavoro. E quindi si dovrebbe pensare che servirà ad assumere dei giovani. Anzi, se vi ricordate, ci avevano detto che per ognuno che andava a casa ne assumevano 3. Io mi sono sempre chiesto con quale imprenditore stavano parlando, ma al di là di questo, i dati ci dicono che gli assunti sono 0,4, neanche l'effetto sostitutivo. Quella manovra ci costerà fino al 2018 12 miliardi. E cosa facciamo? Vogliamo di nuovo prorogarla. Altra bandierina. Ma ai giovani cosa viene? Niente. Ecco perché io parlo di assalto alla diligenza. Perché le risorse vanno trovate per le bandierine. E proprio perché il MEF è pressato dai partiti per trovare risorse che i numeri hanno smentito, da imprenditori guardiamo i numeri, si cerca inevitabilmente nuove coperture, tagliando e limitando misure già esistenti, misure importanti magari per il Paese. E nel ultimo decreto fiscale ce n'è proprio una dimostrazione. Da qualche anno
tardi, ma meglio tardi che mai, si dice, era entrato nel nostro ordinamento un regime di tassazione agevolata che premiava con uno sconto fiscale i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di beni intangibili come brevetti, software, design, know-how. Da anni ci ripetono che l'industria italiana deve puntare di più sugli investimenti per crescere il valore aggiunto, e noi l'avevamo fatto ed era stato fatto un utile provvedimento, il patent box. Ecco, con il decreto fiscale il patent box viene dichiarato ufficialmente morto. Da detassazione sul reddito realizzato diventa una deduzione dei costi realizzati per l'intangible, ma una stessa deduzione che il decreto dice è incompatibile con il beneficio per l'impresa del credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design già attualmente esistente. Invece di premiare chi performa meglio, diamo una minore entità solo a chi spenderà di più, a prescindere dai risultati. Ma perché viene assunta oggi questo decreto? Proprio in presenza di un piano nazionale di ripresa e resilienza che fa della transizione digitale, spinge sulla transizione digitale e ne fa un punto di forza. E la verità è una, perché funzionava troppo bene. Sembra strano, ma in Italia succede questo. Funzionava troppo bene e allora assorbiva risorse. E per dare retta ai partiti ammazziamo qualcosa che funzionava per trovare le risorse per fare bandierine. Dobbiamo stare zitti di fronte a questo? Io penso di no. Io voglio parlare il linguaggio della verità, Riccardo, come hai detto giustamente tu. E noi dobbiamo sostenere con forza il governo Draghi, perché quando i partiti tentano di portarlo sulla strada sbagliata, noi dobbiamo batterci senza alcun timore. Perché se non lo facessimo, sarebbe il preludio ad altri interventi analoghi, al taglio del sistema, dello stimolo all'innovazione, e vorrebbe dire ritornare a una gestione ragionieristica del debito, non più a un debito che punta alla crescita, il debito buono, come diceva il Presidente Draghi. Il Premier ha sottolineato che non bisogna aumentare le tasse, ma non bisogna neanche lavorare per modificarle, per recuperare gettito, perché sennò le due cose non stanno insieme. E mi sembra invece molto bella l'idea che tu hai lanciato ieri, Riccardo, quella della quota under 40 nei consigli di amministrazione delle società quotate, perché è vero che c'è la quota rosa, ma in quei consigli si possono entrare solo giovani, in teoria, che hanno determinate caratteristiche, ma che non potranno mai avere se non ci entrano. E quindi la parte di innovazione, la parte di futuro, la parte di sviluppo di idee di questo paese non può entrare. E io su questo invece credo che noi dobbiamo fare una battaglia per portare i giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate. Caro Riccardo, cari colleghi e colleghi, concludo. Sono tante le sfide che ci aspettano, difficili, in un paese che ha la memoria di un pesce rosso, sfide che ci devono obbligare anche a un linguaggio diverso, un linguaggio che dovremo animare con la nostra passione, le nostre idee, la nostra visione sul futuro, contro il nemico pubblico numero uno che sta avanzando in questo paese, l'indifferenza. Sfide che possono far tremare i polsi, ma che non ci spaventano, che non mi spaventano, perché ho una certezza io di poter contare sulla parte più bella di questo paese, i giovani di Confindustria. Grazie.